Ancora un'ipotetica segnalazione di avvistamento su Denise Pipitone, e a parlarne è stato un uomo residente a Gola Secca davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Lui è il signor Alberto e per ben due volte ha sporto denuncia alla polizia riferendo quello che aveva visto durante una vacanza in Marocco nel 2004. Stavo facendo un aperitivo in un bar con degli amici appena fuori da un paese in Marocco, racconta. Ad un certo punto si è fermato un taxi ed è scesa una donna siciliana con una bambina accompagnate da una donna marocchina. Ad attirare l'attenzione dell'uomo sul trio è stato il modo in cui le donne si sono fermate in questo bar, a suo dire improvviso, come se il posto di blocco della polizia pochi metri prima dell'ingresso al paese le avesse preoccupate. L'uomo ha aggiunto di aver sentito anche le due donne parlare di un viaggio verso una grande città del Marocco. Una volta entrato dal viaggio avrebbe riferito subito alla polizia in aeroporto quanto visto e lo avrebbe rifatto anche qualche anno fa al commissariato di Gallarate, ma non avrebbe più ricevuto notizie. Ci penso sempre a questa mamma che cerca la verità. Io sono convinto che quella bambina fosse Denise Pipitone e qualcuno avrebbe dovuto verificare.